una serie di confronti che sono avvenuti in questi mesi, anche che hanno in qualche modo fissato le strategie di intervento che noi vogliamo. Sicuramente non condivido le dichiarazioni di Antonio, gliel'ho detto anche con un messaggio dove dice adesso un movimento, una lista, io non nomino le persone per fare liste o movimenti, li nomino per fare il loro lavoro e quindi credo che su questo Antonio, fra l'altro mi ha assicurato che l'ho sentito, che non, sono queste, che non è questo il tenore delle dichiarazioni. Spero che rettifichi la comunicazione, per quel che mi riguarda è una scelta tecnica, fra l'altro in una fase in cui bisogna fare una nuova legge che dà praticamente porta a tre il consiglio d'amministrazione, quindi mi sembrava proprio persino ridicolo in una fase in cui noi dobbiamo rivedere magari entro un mese la nuova composizione dell'organo. Non confermare fiume freddo per poi andare a rivedere, a fare decadere un nuovo amministratore per farne altri eccetera. Io credo che la politica debba fare la politica, l'amministrazione debba fare l'amministrazione, gli amministratori delle partecipate debbano fare gli amministratori delle partecipate e credo che questa polemica vada assolutamente chiusa perché c'è in gioco il patrimonio dei siciliani, le risorse dei siciliani e quindi ci interessa avviare una società di riscossione che veramente funziona. Ho intrapreso fra l'altro il discorso con la Presidenza del Consiglio l'altro giorno con Equitalia per il supporto che dovrà dare, ma anche con Montepaschi per rivedere il credito, rinegoziarlo e quindi evitare indebitamente. Fra l'altro anche ho cominciato a dare indicazioni anche sulla politica di spending review che deve adottare la società, perché per esempio che senso ha dare il premio di produzione quando la società è in perdita? È chiaro che quel premio di produzione va congelato e va messo in bilancio e il premio di produzione andrà distribuito quando la società raggiunge dei risultati. Questa è buona politica, però ripeto, non voglio assolutamente polemiche politiche, perché riscuotere le tasse non è un'attività politica, è un'attività dovuta per legge che bisogna assolutamente fare. La nomina degli amministratori non può essere soggetta a condizionamenti di nessun tipo, né da parte di Antonio Fumefreddo né da parte della politica. Io ho ritenuto che fosse giusto confermare un amministratore che ha dato un buon risultato in questi mesi. È chiaro che la società si trascina problemi del passato, però insomma non è che la politica, fra l'altro dico io sono stanco, è molto importante quello che sto dicendo, ti preavviso, fra l'altro dico ormai io dico sono stanco rispetto a una serie di nomine, prima mi hanno chiesto di fare fuori la Sgarlata, quando l'ho nominata io la Sgarlata non andava bene, poi è diventata la più renziana del mondo. Poi mi hanno chiesto di fare fuori la Stancheris e adesso è invitata alla Leopolda, cioè chi l'ha fatta fuori la invita. E poi mi hanno chiesto di fare la Nelly Scilabra fuori e poi è diventata l'eroina del Partito Democratico. Hanno chiesto tutti la testa di Fiume Freddo e poi sono andate in tutte le televisioni a difenderlo. Io questo gioco al massacro in cui le persone che nomino fino a quando praticamente mi sono vicine e leali non vanno bene e quando possono diventare nemici o quando c'è il tentativo di utilizzarle contro di me vanno benissimo. Io non lo sopporto. Fortunatamente sia con la Stancheris che con Nelly Scilabra ho spento dei rapporti perché non sono caduto nel giochetto, ma sicuramente il giochetto di trasformare Fiume Freddo in una sorta di kamikaze contro di me quando è indigesto alla politica siciliana questa volta non riuscirà.